questo numero del Salus TG, dall'Italia a Singapore per mandare in pensione la niocentesi. Pupilla specchio della personalità, potrebbe rivelare l'autismo. Da privacy a cyber security, le strutture private cercano nuove figure. Dall'Italia a Singapore, alla ricerca delle cellule fetali nel sangue della futura mamma, per scoprire con un semplice prelievo eventuali malformazioni del nascituro e mandare in pensione esami invasivi come l'amniocentesi. Il progetto riguarda quella che può essere una diagnosi prenatale non invasiva, ovvero stiamo cercando di isolare cellule fetali che circolano appunto nel sangue materno di donne in gravidanza, al fine di poi poter fare tutte quelle che sono le analisi genetiche e di diagnosi. Siamo riusciti a isolare alcune cellule fetali da una paziente e questo per noi è stato un grande risultato, perché comunque siamo riusciti a raggiungere questo goal in poco tempo. Gli occhi sono davvero lo specchio dell'anima? La scienza sembra confermarlo, aprendo nuove vie per la diagnosi di disturbi come l'autismo. Da uno studio italiano sulla pupilla, condotto su giovani adulti con caratteristiche di autismo subclinico, è emerso infatti che il suo diametro rivelerebbe i tratti della personalità. In particolare, le fluttuazioni del diametro pupillare davanti a un semplice stimolo visivo potrebbero essere altamente predittive dei tratti di personalità di tipo autistico. AAA cercasi ortopedici, anestesisti, geriatri e fisiatri, ma anche figure nuove per la sanità italiana in grado di tutelare la privacy e i dati sanitari dei pazienti o difendere le strutture dai cyberattacchi informatici. La sanità sta cambiando volto, anche quella privata. Parola del direttore generale di AIOP, l'Associazione Italiana Ospedalità Privata, Filippo Leonardi.